Ci hanno sempre mentito. La scuola, i professori, su questo tema di fisica ci hanno sempre mentito, direbbero i complottisti. Curiosi, avete presente che ci hanno sempre insegnato che se tu lasci cadere un martello e una piuma dalla stessa altezza nel vuoto, entrambi toccheranno il suolo nello stesso identico istante? Sai cosa? Non è proprio così. E attenzione, non sto parlando dell'attrito dell'aria o della relatività generale o il fatto che non è perfetto il lancio. Quindi se facciamo l'esperimento in un ambiente completamente ideale, privo di errori, a livello matematico, a livello di formule, c'è qualcosa che non torna. E vi assicuro che ho passato tipo una giornata intera a rifletterci, a pensarci su, a leggere libri, a cercare informazioni online. Ma tutti, anche divulgatori affermati, dicono sempre la stessa cosa: due oggetti lasciati cadere nel vuoto toccano terra sempre nello stesso istante. Pure un astrofisico che seguo, che fa video di divulgazione di fisica appunto su YouTube, ha detto questa cosa: tutti i corpi, indipendentemente dalla loro massa, sono attratti dalla Terra in maniera uguale e quindi cadono con la stessa velocità. Certo, avrei potuto vivere molto meglio fidandomi ciecamente di quello che viene detto. Ma sapete com'è? I curiosi non si limitano a prendere alla lettera ciò che leggono e ciò che imparano, ma vogliono soprattutto capire il perché avvengono certi fenomeni, il perché sono state scritte alcune formule. Insomma, bisogna sempre indagare. E quindi che ho fatto? Beh, gli ho scritto su Instagram e abbiamo cominciato una lunga discussione su questo tema. Diciamo che l'ho abbastanza importunato facendogli un sacco di domande, gli ho pure chiesto di fare una videochiamata, l'abbiamo fatta una lunga discussione e alla fine pure lui mi ha dovuto dare ragione. Ciò che ci viene insegnato a scuola e nei libri non è in realtà preciso. Cosa? Cioè, io voglio subito il Nobel per questa cosa. O forse non ho scoperto niente di nuovo, ma sono troppo pignolo. Mi, come sei pignolo? Io sono pignolo? Beh, un po' pignolo lo sei. Quindi oggi capiremo perché ci hanno sempre insegnato questo fenomeno del martello e della piuma e soprattutto vi dimostrerò che non è proprio così. Tutto parte da Galileo Galilei con il famoso principio della caduta dei gradi. La leggenda narra che Galileo salì in cima alla torre di Pisa, prese due sassi, uno grosso e uno piccolo, e stupì il mondo intero dimostrando che, lasciandoli cadere in contemporanea, i due sassi toccarono il suolo nello stesso istante. Ora, è vero, non siamo nel vuoto, ma prendendo due sassi e un'altezza relativamente piccola, l'attrito dell'aria è veramente minimo e quindi può essere completamente trascurato in questo caso. Quindi questa fu la prima dimostrazione che due corpi con masse completamente diverse, una grande e una piccola, comunque nel vuoto cadranno sempre con la stessa identica accelerazione. E ho provato pure io a farlo nel mio piccolo ed è proprio così. Certo, con i sassi funziona perché abbiamo detto che l'attrito è trascurabile, ma se prendiamo una piuma e un martello, il martello toccherà terra prima perché la piuma viene un po' fermata e galleggia nell'aria, dall'atmosfera. Fortunatamente gli scienziati non si fermano solo a teorizzare le cose, ma le vogliono dimostrare fisicamente. Così nel 1971, durante la missione sulla Luna Apollo 15, gli astronauti portarono sul nostro satellite proprio un martello e una piuma. E come si può vedere dal video, facendoli cadere contemporaneamente, in questo caso toccano terra, no, toccano luna, si dice così, nello stesso istante. Non avendo un'atmosfera, la luna infatti era un ottimo laboratorio per testare la veridicità di quello che disse Galileo. Ok, chi sono io per mettere in dubbio secoli di dimostrazioni e conferme su questo tema? Tutte le spiegazioni si reggono su due principi, tra l'altro enunciati entrambi dal geniale Newton. Uno, il secondo principio della meccanica. Se applico una forza F a un corpo con una massa M, questo subisce un'accelerazione che è proporzionale alla forza e si ha così la famosa formula F uguale M per A, che, spiegato in maniera più intuitiva, ci dice: se abbiamo due carrelli della spesa, uno vuoto e uno stracolmo, e con le mie braccia applico la stessa forza, l'accelerazione sul carrello vuoto sarà molto più intensa rispetto al carrello
cervello pieno l'abbiamo sperimentato tutti. Quindi ricordate, F uguale M per A. Più un oggetto ha una massa grande, più sarà difficile farlo accelerare. 2. Ecco la chiave. Parliamo della formula che ha rivoluzionato la storia. La formula che descrive l'intensità della forza di gravità secondo Newton. Isacco ci dice che due corpi di massa M1 e M2 vengono attratti reciprocamente da una forza, questa qui, dove R è la distanza tra questi due corpi. Tranquilli, per chi non ha mai visto la formula, o più probabilmente se l'è scordata completamente, possiamo tradurla in maniera intuitiva così. Più le due masse dei corpi sono grandi, più la forza di gravità sarà intensa, mentre più i due corpi saranno distanti tra loro, più la forza di gravità sarà debole. La G che vedete, lasciatela perdere, è una costante, rimane lì ferma, buona, ma per il nostro scopo non cambia nulla. Ora quindi, avendo ben in mente questi due principi, andiamo a capire perché, secondo tutti, stando a queste formule, l'esperimento dei gravi è perfettamente corretto. Consideriamo di lasciar cadere prima un martello, partendo da Fermi ovviamente, e poi dalla stessa identica posizione una piuma. Mischiando insieme le due formule si scopre che l'accelerazione che ciascun corpo subisce dipende solo ed esclusivamente dalla Terra e non dal corpo. Ho chiesto a Nicolò, il fisico a cui ho rotto le scatole che vi ho detto prima, di spiegarci meglio perché l'attrazione dipende solo dalla Terra. E quindi mi ha inviato questo video qui. Proprio come ha detto Alberto, quando si va a vedere come un oggetto cade sulla Terra, si prendono in considerazione la seconda legge di Newton e la legge di gravitazione universale, sempre di Newton. Ora, in questo caso stiamo considerando il fatto che andare a vedere come cade un corpo vuol dire andare a conoscere la sua accelerazione. E in questo caso l'accelerazione che stiamo considerando è quella del signor corpo, quindi ecco qui una bella C messa lì per ricordarcelo. E poi, perché no, sotto la F mettiamoci una bella G che sta a ricordarci che è la forza di gravità quella che ci interessa. E ovviamente la massa che la forza di gravità vuole spostare è sempre quella del corpo, quindi tadan, un'altra C. Dall'altro lato del ring, quindi nella formula dell'attrazione gravitazionale di Newton, abbiamo M1 ed M2 che nel nostro caso saranno la prima la massa della Terra e la seconda quella del nostro corpo. E R? Quanto dista la mia pallina dal centro della Terra? Possiamo bene o male dire il raggio della Terra, visto che comunque la Terra è molto più grande di qualsiasi sia la distanza dalla quale io poi vado a far cadere la mia pallina. Ovviamente considerare il raggio della Terra come R è un'approssimazione che tuttavia non va ad intaccare minimamente il discorso che stiamo per fare. Ma ora guardiamo queste nostre due equazioni, entrambe bellissime, entrambe validissime. Con un minimo di algebrina, ma di quella innocua, quasi divertente. E ho detto quasi, Stavo dicendo che si può notare che FG è sia uguale a MC per AC, ma è anche uguale a quest'altra cosa. Quindi, se la logica non ci inganna, allora avremo che M per A del nostro corpo è uguale a quest'altra cosa. Ma a questo punto notiamo che MC si può semplificare, visto che compare da entrambe le parti dell'uguale. E quindi arriviamo a vedere che l'accelerazione che il nostro corpo subisce dipende solamente da delle proprietà della Terra, cioè la sua massa e il suo raggio. Quindi non da delle proprietà del corpo che stiamo lasciando cadere. Cioè, che io consideri la caduta di una piuma, la caduta di un martello, la caduta di una balena, la caduta di quello che volete, il raggio della Terra e la massa della Terra rimangono il raggio della Terra e la massa della Terra. Quindi l'accelerazione rimane sempre la stessa. Quindi, per concludere, se si va a considerare solamente la seconda legge di Newton e la legge di gravitazione universale, si conclude che l'accelerazione del corpo che cade non dipende dal corpo stesso. E direi basta. Quindi questo vuol dire che... un attimo, lasciamoli finire la frase. No, scusate, un'ultima cosa. Questa AC di cui abbiamo parlato finora, se io vado a metterci dentro i numerini, cioè quanto vale G, quanto vale la massa della Terra, quanto vale il raggio della Terra e basta, viene fuori quel 981, no? Quello famoso, che di solito si indica con G. Ok, basta, ho finito.
Quindi questo vuol dire che se abbiamo la stessa accelerazione, la stessa posizione di partenza e la stessa velocità di partenza, abbiamo che il moto di caduta è identico e quindi i due corpi ci metteranno lo stesso identico tempo per toccare il suolo. Mamma mia, quindi tutto questo giro di parole che abbiamo fatto fino a qui è tutto inutile. Cioè, sto continuamente dando ragione a Galileo. E in effetti sembra tutto ok. Ma forse ci siamo dimenticati una cosina. Ecco, quella cosina è il terzo principio della meccanica, sempre enunciato da Newton. Il principio di azione-reazione. Ragazzi, qui ci ho fatto un video dedicato facendo decollare un razzo ad acqua. Se ve lo siete persi, beh, andatelo subito a recuperare, link in descrizione. Comunque, il terzo principio ci dice che ogni volta che viene applicata una forza, diciamo l'azione, esiste una seconda forza, la reazione, totalmente uguale alla prima, ma al contrario. Quindi, con l'esempio del razzo, l'acqua viene spinta verso il basso e quindi il razzo va verso l'alto. Ora, cosa accade se rifacciamo lo stesso identico esperimento di prima con il martello e la piuma? Nel vuoto, ma ci mettiamo in mezzo anche il terzo principio della dinamica. In questo caso, se abbiamo un martello, il terzo principio ci dice che la terra è attratta dal martello con la stessa identica forza con cui il martello è attratto dalla terra. Attenzione ragazzi, perché questo è un punto focale. Questo vuol dire che la terra accelera verso il martello, si muoverà verso l'alto. Sì, ovviamente di pochissimo. La massa della terra in effetti è enorme rispetto al martello. Vi ricordate l'esempio del carrello? È come se si volesse spingere un carrello ipercolmo di spesa. Sarà quasi impossibile, ma anche se di pochissimo, il carrello si sposterà. Idem per la terra. Questo porta ad uno spostamento, ad una caduta del pianeta verso il martello e del martello verso il pianeta. In pratica i due corpi si sposteranno contemporaneamente uno verso l'altro. Il martello andrà molto veloce verso il basso, la terra andrà molto lentamente verso l'alto. E con la piuma? Beh, con la piuma succede la stessa identica cosa. Tuttavia le forze in ballo sono molto minori, in quanto la massa della piuma è nettamente inferiore alla massa del martello. Quindi anche in questo caso la terra andrà verso l'alto, cadrà verso la piuma, ma molto meno intensamente. Questo vuol dire che se la terra accelera un po' più velocemente con il martello e un po' più lentamente con la piuma, beh, il martello impiegherà meno tempo per toccare terra. Spostati Galileo, è arrivato Giannone. Ok, pazzesco. Nessuno prende mai in considerazione il fatto che anche la terra si sposti verso l'alto. Ma a livello di formule accade in realtà così. Ma quindi ci stanno mentendo i professori, ci vogliono tenere oscura la verità? Come ho detto, tutto questo video si basa sul fatto che sono estremamente pignolo. Visto? Allora sei bastardo e pignolo. E dato che già c'ero, ho chiesto a Nicolò si poteva calcolare la differenza che si ottiene se consideriamo anche la Terra che si sposta verso l'alto. Ma certamente, consideriamo ad esempio due oggetti puntiformi. In verità, se si vanno a considerare non puntiformi, il risultato non cambia di praticamente nulla. E per questi due oggetti consideriamo che uno abbia la massa della Terra e che siano distanti tra di loro 100 metri. Detto questo, possiamo calcolare quanto tempo ci vuole affinché questi due vadano a cadere l'uno sull'altro. Questa situazione è ovviamente del tutto analoga a quella che stiamo considerando in questo video, ovvero la caduta di due oggetti uno sull'altro. Considerando che uno di questi due oggetti è la Terra, che anch'essa appunto accelera verso il secondo corpo. Quindi sì, in questo caso stiamo facendo muovere anche la Terra. Molto bene, ora consideriamo due casi che sono in verità molto simili tra di loro. Annaggia il sole... Niente, oh. Anche quando si parla di terra e caduta di gravi sulla terra, il sole vuole sempre mettersi in mezzo. Molto bene, dicevo, ora consideriamo due casi distinti.
In un caso il secondo oggetto pesa un chilo, nel secondo caso il secondo oggetto appunto sempre pesa 2 chili. Quindi abbiamo due oggetti di masse diverse che stiamo facendo cadere entrambi sulla Terra. Sapete quant'è la differenza nei tempi di caduta in questi due casi? 4 millesimi di miliardesimo di secondi. Ah, tra l'altro ringraziamo il canale Flammable Math per averci fornito gli strumenti per calcolare questo piccolissimissimo numero. Ma quanto è piccolo questo numero? Tanto. Giusto per darvi un'idea, se i due tempi di caduta fossero lunghi come la nostra galassia, la Via Lattea, allora la differenza tra questi due tempi di caduta non sarebbe più lunga di un atomo di idrogeno. Perdonatemi questo uso di lunghezze al posto di tempi, ma ho pensato che in un qualche modo potesse rendere meglio l'idea. Ok, Nicolò, scusa se ti ho fatto impazzire. Ci ho fatto fare un sacco di calcoli, ma era per far capire quanto in realtà la variazione sia assurdamente piccola, insignificante, inutile. Per questo non si tiene in considerazione. Va benissimo spiegare che è solo la Terra ad attrarre i corpi e dire che i due corpi cadono nello stesso istante. La cosa invece non è da sottovalutare se invece di prendere un martello prendiamo ad esempio un'altra Terra, quindi due Terre che si scontrano. In questo caso, beh, bisogna tenere in considerazione l'avvicinamento di entrambi i corpi, ma direi che è un caso limite. Ora, l'ultima domanda. Ci siamo detti che nell'esperimento nostro prima facevamo cadere il martello e poi facevamo cadere la piuma. Ma se li facciamo cadere in contemporanea e teniamo in considerazione tutti gli effetti che hanno l'uno verso l'altro, quindi il martello attrae anche un po' la piuma e attrae un po' la terra attrae entrambi, la piuma attrae un po' il martello e un po' la luna, insomma, un casino. Questo si chiama problema dei tre corpi. E se volete approfondirlo, beh, il buon Nick ha fatto appena uscire un video a riguardo. Spoiler, faccio una piccola spiegazione anche io lì dentro. Dateci un occhio perché è un problema super interessante. Ragazzi, finalmente sono riuscito a fare questo video. Vi assicuro che era da mesi che ci ragionavo se farlo o meno, come impostarlo. Poi alla fine ho chiesto a un astrofisico di confermare tutto quanto e di aiutarmi in questo, proprio perché essendo l'inizio dove dico che la scuola ci mente, ovviamente come provocazione, non volevo fare errori. E spero anche di avervi fatto capire come un curioso cerca di approfondire i diversi temi di ciò che studia senza limitarsi a ricevere basta e non mettendoci un po' di ragionamento dietro. E ricordate, i curiosi salveranno il mondo. Ciao!